per cucinartusi.it. Oggi sono arrivato sino a San Giuseppe Alto, siamo a pochi chilometri da Palermo, e sono alle Delizie Sant'Anna. Esatto. Che definirlo panificio è un po' riduttivo, perché una bagheria, una avanzata, esattamente. Sono già stato qua, ti ricordi, col panettone, però sono state gli ultimi tempi delle evoluzioni. Cosa è successo? Tu ti sei messo a studiare seriamente, cosa hai fatto l'anno scorso? Noi abbiamo fatto un corso di alta formazione di pasticceria alla MAG, sì. Corso di quanto è durato? Un corso di più di 3 mesi, parliamo quasi 4 mesi. Quindi questo signore, pur facendo il panettiere da tempo, da tantissimi anni, facendo già il pasticcere da tantissimi anni, è andato a fare un corso di pasticceria. Sì. Ricominciando dalle basi, a riformattare l'hard disk che abbiamo da una vita, le basi. Però le basi c'erano, ci sono, cioè, abbiamo iniziato a raffinare le nostre tecniche di lavorazione, iniziando a ragionare pure su prodotti innovativi, su... Certo, perché diciamo, aumentando le tue conoscenze anche di base, certo, ti sei più impadronito del tuo lavoro, esattamente. E quindi puoi andare a gestire a liberamente, costruirci pure le ricette di sana pianta. Siamo arrivati al punto che costruiamo pure le nostre ricette. Te le fai tu le ricette oggi, non sei più schiavo. Non siamo più schiavi della ricetta, ma con tutto il rispetto delle ricette del nonno e della nonna. Ma iniziamo a creare. Però, perché oggi il mercato vuole prodotti nuovi, prodotti più moderni, prodotti meno zuccherati, eccetera, tutto, eccetera. Giusto per non fare polemiche con le cassate. Basta. Chiudiamo il discorso cassate, se ne è parlato abbastanza in questi giorni. Io sono venuto qui, quindi tu già eri in una fase che dovevi iniziare il corso, però già avevi l'idea di migliorare il tuo prodotto. Oggi diciamo che sei arrivato dopo quanto? Un anno e mezzo? Quando sono venuto l'ultima volta? Un annetto fa. Sì. Oggi sei arrivato a un punto che effettivamente hai diffuso un po' nel locale, in laboratorio, un po' queste nuove idee. Intanto è sparita la margarina quasi completamente, quindi siamo passati dal burro, addirittura anche la sfogliatura del cornetto. Questo è un cornetto che c'ha 4 giorni, ora lo vedremo, quindi teniamolo presente, ma mi è piaciuto talmente tanto che l'ho voluto inserire, e quindi massima attenzione anche agli ingredienti, alle materie prime che tu impieghi, possiamo dire anche senza badare a spese nel reparto pasticceria, perché mi hai raccontato della cosa effettivamente molto interessante, importantissimo. Allora, passiamo a questo cornetto velocemente, che per me è sempre un simbolo il cornetto. Allora, lo tagliamo, lo facciamo vedere meglio. Allora, intanto questo è sfogliato da te, con un mélange 80% burro e 20% abbiamo di margarina. Quindi possiamo dire che Oltre al burro che abbiamo nell'impasto, esatto, ovviamente siamo, parliamo di burro di pasticceria, l'abbiamo visto, usiamo il cornmare di latteria noi, no? Esatto. Abbiamo un buon burro. Allora, intanto qua si sente il profumo del burro, ma soprattutto, nonostante abbia 4 giorni, è ancora piacevolissimo da mangiare. Questa è una soddisfazione. Ovviamente si è asciugato, siamo a temperatura ambiente, ma in bocca è ancora un piacere, nonostante che sia un cornetto vecchio, che è riuscito a mangiare un cornetto di 4 giorni lasciato fuori dal frigo, tra l'altro. L'hai visto dove li prendi? In un sacchettino di plastica. Di plastica, a temperatura ambiente. Temperatura. Ora, sento, si scioglie in bocca, l'evitazione svolta perfettamente. Regola d'arte, ne abbiamo 20, sì. Due giorni di lavorazione. Sì, 2 giorni di lavorazione. Perché c'è quel 20% di margarina, lo diciamo, perché tu noi abbiamo il 20% di margarina su questo cornetto a causa delle temperature che abbiamo. Sappiamo che il burro 35 gradi va in scioglimento, abbiamo bisogno di un qualcosa che tiene di più, abbiamo trovato questo meccanismo, questo incastro che ci permette di lavorare un'ottima
quantità di burro sul nostro prodotto, tenendo la stabilità sul prodotto, sulla stiratura del cornetto, che è una cosa molto importante. Il laboratorio andrebbe condizionato, quindi però non lo tolgo. Essendo lo che abbiamo fare. La panificazione pure, infatti. Abbiamo dei forni abbastanza seri, esatto. E importanti. È un grandissimo compromesso, complimenti, veramente piacevolissimo, non riesco a fermarmi di mangiarlo, anche perché mancano quelle solite aromatizzazioni con aromi sintetici, perché poi sono sintetici. Esattamente, questa è un'altra scelta che abbiamo fatto noi in laboratorio insieme a mio padre. Insieme a mio padre, che è quella di tenere il prodotto più nudo possibile, perché la nostra filosofia è che se utilizziamo dei prodotti di qualità non andiamo a nascondere, ma li accentuiamo lasciandoli appunto nudi sul prodotto. Questo me lo finisco più tardi perché è veramente buono. Con piacere, Maurizio, è tuo. Ma siamo a Pasqua. Quando è Pasqua? A fine mese? Fine mese. Dicono che sia sì, fine mese, dal 28. Ma qua c'è il panettone, che è successo? Ma noi siamo particolari in tutto. Allora, ci distinguiamo. Il panettone di Gaetano Agostaro, che è qui accanto a me, sta subendo delle evoluzioni, perché giustamente tu più studi, certo, e più innovi e migliori il prodotto. Io mi ricordo il tuo vecchio panettone di quasi 2 anni fa. L'anno scorso l'ho potuto assaggiare a dicembre, ma tu hai deciso di farmelo perché me lo dovevi fare provare. E allora per l'occasione, io sono sempre litigato con i bottini, ma per l'occasione lo sto tagliando io, è sorpresa troppo. Che non lo taglio mai il panettone, io già sento il profumo. Qua c'è una pasta d'arancio che fai tu, sì, come aromatizzazione interna, qua ci va ovviamente. Certo, questa sì. Ah, il profumo qua di arancia candita, sì. Si sente già prima di aprirlo, già solo col taglio, il coltello si è portato, anche perché tu hai deciso di usare agrimontana. Agrimontana, noi siamo agrimontana. Eccolo qua, io non sapevo sinceramente com'era questo panettone. Come l'hai trovato? È assolutamente molto interessante, forse ti si è sviluppato poco in altezza, anche se era basso, poteva svilupparsi di più, però sicuramente ha avuto un miglioramento estetico anche da parte del... Questo perché abbiamo adattato pure il sistema di carrelli girevoli quest'anno, cosa che non avevamo, per migliorare ulteriormente il prodotto nello sfornamento. Straordinario, veramente interessante. Ora ne tagliamo una fettina, perché io giustamente ho bisogno di assaggiarlo al più presto, perché i profumi qua non sono normali. Allora, qua comincia la mia lotta col pivottino, ma stavolta vinco io. Eccolo qua. Beh, è una bella fetta di panettone questa, lo possiamo dire. Ripeto, ci si poteva sviluppare leggermente, sì, un po' di più. Visto, in altezza, però, diciamo che, vabbè, questo, diciamo, ne hai fatto una piccolissima... Si capisce, una piccolissima tiratura, quantità, dico. Giusto per mangiare. Siamo il panettone fuori, a Pasqua. Fuori, esattamente. Quando l'hai fatto? Questo è stato fatto circa 10 giorni, già. È perfetto. Come la consumi? Allora, questa arancia candita è un grosso difetto. Monopolizza tutto il sapore, basta un pezzo di un cubettino. Noi siamo abbondanti anche. Si sente il burro, che tu hai cambiato, sì, non è cardine più, principale. Esatto, non è più quello che usavi quando sono venuto la prima volta, hai cambiato burro. Ora usiamo un latteria Goldman all'82%, qualcosa di importante. È morbidissimo. È una caratteristica del nostro prodotto questo. Bello. Un panettone che si tiene morbido. Dopo 10 giorni è perfetto, ovviamente. Buonissimo. Già abbiamo un buon declino di tutti gli aromi all'interno, già dopo 10 giorni. A parte la scorsa arancia, l'impasto non è esageratamente aromatizzato, è giusto? No, noi siamo sempre per lasciare il prodotto con gli aromi più naturali possibili, perché la bellezza del panettone per noi è questa, dico... Fermatemi. Esatto. Allora, però siamo a Pasqua. Certo, è normale. Non può mancare la colomba di Pasqua, no? Comanda lei per ora. L'impasto comunque abbiamo detto è uguale. Sì, è uguale, sì. Ok, come la tagliamo? F.
fai tu. Così? Tu se fai. No, ma io... Sì, tagliamo la centrale, così. È giusto. Si taglia centrale, come il panettone. Ci tagliamo le ali. Questa glassa mi hai detto l'hai fatta tu? Sì, questa è una glassa fatta nostra. Ma cosa che... Con farina di mandorla e tutto. Cosa che tu fai? Cos'è che io faccio? In che senso? Per fare... In casa che invece potresti andare a comprare. Ma si potrebbero comprare tante cose, ma a noi piace fare tutto. Dai. Io non ho mai visto qualcuno che si fa i cannolicchi. E quello hai trovato. In laboratorio. Beh, è una cosa che... Siamo noi. Noi ci facciamo sia le bucce piccole, ma anche la tartelletta pasta di frutta che trovate in vetrina la domenica sui dolci. È un prodotto fatto da noi. La scorsa magari, qualcuno lo fa. Ma quella piccola, a cannolicchio. Cioè io l'ho assaggiata poco fa, devo dire la verità. Dico. Ci facciamo tutto noi. Non mi è ancora capitato. Complimenti. C'è sempre una prima volta, Maurizio. Posso prendo io questa. Qua è stata sviluppata meglio. Perché era colomba quella. Questa vola. Beh, questa è una signora colomba, il colore straordinario, una levatura. Questa di quando è? Sempre uguale al signore. Dieci giorni. Praticamente lo stesso identico impasto, è inutile che ripetiamo le caratteristiche. Le stesse, diciamo. Lavorazione in più c'è la glassa, quella non tradizionale. Certo. In più qua c'è. Questa è soltanto con cubetti d'arancio, come la colomba vuole, perché non va sul tanino, non va. Là c'è l'uva sul tanino. Là c'è l'uva sul tanino perché abbiamo fatto un milanese pasquale, no? Oggi. Ma diciamo che questa è una cosa che. Profumoccia. Sì, no, qua dico, ragazzi, non si ragiona. Allora. Questo fattore qua del panettone a Pasqua non deve trarre l'inganno, perché il panettone si dovrebbe mangiare tutto l'anno e si può mangiare tutto l'anno. Si deve iniziare a mangiare tutto l'anno. C'è l'enogastronomo Davide Paolini che ha fatto una crociata sul panettone consumato tutto l'anno. Quindi, è un prodotto onestamente che... Mangia la colomba, posso mangiare il panettone che è anche più pratico. Come taglio, cioè la colomba è diciamo un'invenzione più pagana del panettone, sicuramente, dico. Perché è nata appunto per continuare le vendite del panettone, parliamoci chiaro, le vendite del panettone anche nel mese, diciamo, nei mesi successivi. Allora, ovviamente questo è lo stesso impasto che c'è qua, si sente l'arancia, ma si sente La scorsa c'è una buonissima lagrimontana, ragazzi, si sente? Il pomodoro di burro che c'è qua non è normale. E ovviamente questo è apparente. Ricordiamo sempre che siamo con una percentuale del 78% di burro. Significa che come prodotto teniamo un'altissima percentuale di burro su questo prodotto. Tu riesci a incorporare tantissimo burro. Io su chilo di farina vado su 780 grammi di burro, il 78%. È uno dei segreti del panettone. È uno dei segreti del panettone. Bisogna avere anche le caratteristiche per poterla incorporare e inglobare tutto questo burro. Tu hai fatto ovviamente dei passi avanti anche nella rosticceria. Sì. Diciamo, la tua rosticceria oggi è un po' più gourmet, possiamo dirlo? Sì, abbiamo sia diciamo il solito tradizionale fatto con delle caratteristiche, giustamente come tradizione vuole, e poi abbiamo pure una vasta gamma di rosticceria gourmet, ringraziando a Dio ben quotata dai nostri clienti. Perché, molto ben gradita. Sì, molto ben gradita, perché abbiamo una richiesta abbastanza ovviamente importante. Fai sempre il pane, però il pane è la nostra, noi nasciamo panettieri, ormai il pane è diventato una piccola parte, nasciamo panettieri, che è la nostra cosa che ci caratterizza sempre, e poi insieme a mio padre che è stato il pioniere di tutto questo, perché noi nasciamo qua come una realtà da circa 6 anni, però nasciamo noi come
un piccolo panificio dove abbiamo, mio padre ha iniziato a inserire appunto i prodotti di pasticceria e adesso siamo arrivati al punto che abbiamo la gelateria, abbiamo la caffetteria. Gelateria che sta per subire un'altra evoluzione. Stiamo lavorando anche per questo, perché difatti a breve saremo a fare appunto un corso di aggiornamento, di bilanciamento, bilanciamenti per evitare di usare le basi e per cercare di fare un gelato meno zuccherato possibile, più gradevole, più gustoso, più gelato. Stiamo parlando di una filosofia che tende in tutte le sue applicazioni qua dei prodotti della delizia Santana a eliminare i semi lavorati, che ormai sono semilavorati, che li abbiamo ormai quasi azzerati, e quindi aumentare la quantità di artigianalità del prodotto, che è quello che siamo noi centrati: qualità e artigianalità, qualità dell'ingrediente, ovviamente, perché sì, se ne vanno tutto. Quindi io, dopo un anno, devo dire la verità, non credevo che tu riuscissi a convertire questo cornetto veramente buonissimo da mangiare in continuazione. Ovviamente sempre un cornetto di 4 giorni, lo ripeto. Sono sacrifici da laboratorio, tanta passione, tanto amore. Era una busta rimasta in un angolo che si stava per essere buttata, possiamo dire. Sì, ormai già andava fuori. L'ho recuperato perché oggi il locale è chiuso. Oggi siamo chiusi, sì. Quindi dovevo incontrare la spazzatura, che l'ho salvato all'ultimo minuto. Perché non era previsto che si assaggiasse, abbiamo provato. Esatto, ho scoperto però questa evoluzione straordinaria. Ora, tu però, tutta questa situazione, tu hai un grosso difetto. Quale? I prezzi troppo bassi. Lo so. Perché poi il rapporto qualità-prezzo è elevatissimo. Elevatissimo, lo so, perché le materie prime ci costano quello che ci costano, qual è la nostra filosofia? Cerchiamo di ridurre per venire incontro al cliente. Ora, ovviamente qua si potrebbe parlare di frutta di Martorana, si potrebbe parlare di tante cose, però diciamo... Le pecorelle di pasta reale. È la filosofia che bisogna andare a guardare, secondo me, in un locale. Lui ha iniziato un percorso, lo sta portando a termine, l'ultimo tassello è il gelato, e quindi io sono costretto a farti i miei complimenti, perché posso esimermi da questa strada, da farteli dopo questa strada che tu hai percorso. Sì, questa è una strada che stiamo percorrendo, ancora è lunga da percorrere, non ci fermiamo. Aspetta, no. Che è arrivata una pecorella, eccola qua, erano in fase di preparazione, di ultimazione. Questa è una pasta reale, ci teniamo a dirlo, che porta un procedimento di cottura a caldo, non è la solita pasta reale fatta a freddo, è un procedimento particolare. Metà zucchero, metà farina, dove noi andiamo a cuocere lo zucchero a 121 gradi, anche a livello di dare una carica batterica giusta, più tradizione e innovazione. È innovazione, siamo questi. Perfetto. E questo è il nostro obiettivo, passato, presente e futuro, perché noi lavoriamo, siamo sul mercato già da circa 50 anni, questa è la filosofia che mi ha impartito mio padre, mia madre, i miei genitori, questa è la filosofia che vogliamo continuare a portare avanti. In più, con lo studio. Con lo studio principalmente, perché... Ti sei rimesso nei banchi di scuola. Certo, ma con piacere e con passione. Io sono accompagnato pure... appunto da una grande donna, perché dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna, dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna, che anche mia moglie che mi supporta e mi sopporta. Ma è vero che ti fa tutte le decorazioni? Tutto, è lei. Tutta è lei, la decoratrice ufficiale, è lei. Noi siamo gli assemblatori di sapori, poi lei mette mani sulla decorazione finale. E allora che fa? Piacere. Ci diamo appuntamento al gelato? Al nuovo gelato? Piacere. Manca solo quello. Gelato. Ti chiamo perché abbiamo delle novità, sicuramente importanti in serbo, come ti ripetevo. Ora mancherò 4 giorni e sarò in full immersion col gelato per vedere di poter migliorare ancora bene una cosa che
Gaetano, ti ringrazio. Bene, ma... ti ringrazio, Gaetano. Grazie a te, Maurizio. Per me è sempre un piacere. Piacere mio, ovviamente. Il piacere tuo, ma è anche mio, perché è importante sentire pure cosa ne pensa un intenditore come te. Per noi il tuo parere è importante, perché io dalla critica costruttiva non ho criticato mai nessuno, però. Mi diverto a fare l'anello di congiunzione tra voi che state dentro i laboratori chiusi e non sapete quello che succede fuori, e invece io che giro so quello che succede fuori, e quindi ti posso riportare invece le esperienze mie condotte all'esterno. E questo per me è un grande piacere. Cerco di rendermi utile. Questa importanza è importantissimo per noi. Grazie, Gaetano. Grazie. E allora al gelato. A breve. E allora, Pasqua col panettone a San Giuseppe Iato. Delizia Sant'Anna. Arrivato a questo punto, io col panettone in mano posso chiudere con il mio solito. Per cucinartusi.it io ho finito qui.